Gli uomini nel tuo libro escono veramente male. Ma non è una cosa voluta, diciamo. Allora, la metamorfosi del ragù nasce da probabilmente un momento in cui io avevo fame, dove cercavo di delle metafore giuste sull'amore. E mi sveglio alle 4 del mattino con quest'idea di voglia di ragù e penso che in realtà era la metafora più corretta perché richiede pazienza, cura e che sono le esatte caratteristiche per il giusto amore. Queste quattro donne sono quattro donne che in realtà non si conoscono e però hanno una specie, condividono una specie di filo rosso che le lega in qualche modo, che è questa indagine interiore sulla ricerca dell'amore, sul significato del vero amore e si pongono questa domanda: che cosa vuol dire davvero amare qualcuno? E quindi da lì riparte la loro indagine interiore per scoprire se sono mai state amate, se sono mai state ricambiate. Gli uomini nel tuo libro escono veramente male. Ma non è una cosa voluta, diciamo che i personaggi secondari, visto che ci tenevo che le mie protagoniste potessero raccontare la loro storia in prima persona e quindi dire il loro punto di vista, la loro narrativa, tutti i personaggi, uomini o donne che siano secondari, in realtà non escono benissimo. E inizialmente, quando l'avevo scritto, pensavo di identificarmi di più con un pubblico della mia età. Ad oggi, avendo venduto alcune copie e avendo delle recensioni, mi rendo conto che sono persone più grandi di me di età ad apprezzarlo molto, probabilmente per un vissuto molto simile.